L'Istituto Nino Navarra di Alcamo ha organizzato la settimana della legalità, dedicandola a tutti gli uomini che hanno sacrificato la loro vita al riscatto della nostra terra dall'oppressione mafiosa. Durante la settimana saranno presentati vari progetti al fine di sensibilizzare le classi al delicato tema della legalità. Infatti domani verrà proiettato il film Cyberbullismo, mentre per mercoledì è previsto un incontro con il sostituto commissario della polizia di Alcamo e con il magistrato antimafia Alessandra Camassa, che parleranno di educazione all'autostima e rispetto dell'altro. Riteniamo che abbiamo il dovere di riflettere su quello che succede ed è successo nella nostra terra e tenere alta la memoria di tutti gli eroi che hanno sacrificato la loro vita per affermare il principio della legalità in questa nostra terra. Quindi è una settimana per ricordare chi ha speso la propria vita per questi temi e far sì che i ragazzi conoscano la loro storia e da questo si possano impegnare per far sì che la nostra isola diventi un'isola di legalità, di affermazione della giustizia e di contributo attivo e fattivo di tutti per migliorarla. L'evento, iniziato oggi per gli alunni delle terze classi, ha avuto la partecipazione dell'attore Lorenzo Randazzo, che ha interpretato Peppino da giovane nel film a lui dedicato 100 passi. Il tutto con la coreografia dei quadri realizzati dal pittore e amico di Peppino Impastato, Pino Manzella. Quando ho interpretato Peppino Impastato avevo 13 anni, sono di Cinisi, quindi ho un grande orgoglio e sono onorato di aver interpretato questa grande persona che ancora oggi viene ricordata in tutto il mondo per il suo sacrificio, per il suo operato a servizio della collettività contro la mafia. E dopo aver interpretato il film io ho continuato a collaborare con l'associazione Casa Memoria, di cui oggi faccio parte, creando un percorso di studio, di approfondimento, di organizzazione di eventi antimafia per la sensibilizzazione dei cittadini di Cinisi. Quindi queste iniziative che facciamo in giro per la Sicilia e soprattutto oggi anche ad Alcamo in queste scuole sono importanti perché serve a far riflettere i ragazzi che questo sacrificio di queste persone non deve essere ricordato solo in alcuni momenti dell'anno per il 9 maggio o per le date in cui sono stati uccisi, ma tutto l'anno bisogna pensare a cosa possiamo fare noi per dare un contributo, per migliorare la società in cui viviamo, partendo dal nostro piccolo. Non per forza bisogna fare dei gesti eclatanti, ma portando il nostro contributo. Io ero il grafico delle attività di Peppino. Peppino non sapeva disegnare, per cui quando aveva bisogno di un disegno o di un manifesto si rivolgeva a me. Per quanto riguarda Peppino è un caso unico nella storia d'Italia, perché come proveniente da famiglia mafiosa lui si schiera contro la mafia e quindi viene ucciso, ma quello che è importante è che c'è una relazione della commissione antimafia che si chiama Anatomia di un depistaggio, in cui lo Stato riconosce che una parte dello Stato stesso ha fatto un depistaggio nel caso di Peppino Impastato, e questo è, possiamo dire che è un caso unico, veramente unico nella storia d'Italia. Si dovrebbe fare anche per altri casi. Per Peppino ci abbiamo messo 24 anni a fare condannare Don Tano Badalamenti, per Rostagno i suoi uccisori sono stati condannati dopo 26 anni, e quindi significa che la giustizia in questi casi è stata troppo lenta.